E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, vogliamo darvi qualche consiglio per salire di luce più velocemente, fino a raggiungere il soft, hard o pinnacle cap che sia. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Detto questo, iniziamo. Innanzitutto andiamo a vedere i vari cap raggiungibili in questa stagione. Il soft cap, quello raggiungibile semplicemente droppando engrammi di qualunque tipo, sarà al 1200. L'hard cap, raggiungibile tramite gli armamenti potenti, sarà al 1250, mentre il pinnacle cap, raggiungibile solo grazie agli armamenti di punta, sarà al 1260. La prima cosa a cui fare attenzione se volete avvicinarvi il più possibile all'hard cap è non riscattare qualunque attività che vedrò per armamento potente, quindi principalmente sfide settimanali e quest. Se però doveste completare per qualunque motivo qualche sfida settimanale tramite taglie, vi basterà premere cerchio quando andate a parlare con il vendor per non ritirare il vostro armamento potente. Fatta questa premessa, andiamo a vedere ora come raggiungere il soft cap e arrivare al 1200. Il mio consiglio è sempre quello di completare prima la campagna, che da sola vi porterà già attorno al 1050. Considerando però che la luce consigliata per l'ultima missione è al 1080, vi servirà una mano. Ad oggi il metodo più veloce per raggiungere il soft cap consiste nel ripetere a oltranza il settore perduto Passo della Vedova, a Trostland, nella zona morte europea. Questo si trova a sinistra della chiesa ed è molto facile da completare. La particolarità però è che ogni volta che ucciderete il boss, questo rilascerà un engramma leggendario. Inoltre la cassa e gli altri incubi presenti hanno la possibilità di droppare. Essendo sotto il soft cap, qualunque drop sarà più alto dei pezzi che già possedete, e ripetendo quindi il settore arriverete molto rapidamente al 1200. Tuttavia devo avvertirvi che al momento questo sembrerebbe essere l'unico settore in grado di assicurarvi un drop e che quindi nei prossimi giorni Bungie potrebbe decidere di modificare le cose. Se così fosse, una buona alternativa sono tutte le attività quali assalti, eventi pubblici e partite in crogiolo e in azzardo che vi assicurano qualche drop al completamento. Raggiunto quindi il soft cap, dovremmo iniziare a ottenere armamenti potenti e quindi a completare le sfide settimanali. Iniziate dagli armamenti di grado 1 e una volta ottenuti tutti andate a salire fino agli armamenti di punta in modo da massimizzare l'aumento di potere. Nel fare ciò ricordatevi anche di riscattare gli engrammi eccelsi che dropperete durante le attività. Ricordatevi che anche le varie quest dropperanno potente ed essendo l'equivalente di un armamento di punta vi conviene completarle per ultime. Completate tutte le sfide con il primo personaggio dovremo passare al secondo. Passate quindi le armi più alte e ricominciate con lo stesso procedimento fino al raggiungimento del soft cap, o completando la campagna o tramite il settore perduto. Ancora una volta arrivati al 1200 dovrete completare sfide e quest per poi ripetere il procedimento sul terzo personaggio. Una volta completato tutto il processo anche sull'ultimo personaggio avrete però un'altra fonte di armamenti potenti, ovvero le competitive. Salendo di grado nella classifica gloriosa infatti otterrete armamenti potenti. Considerando che i primi gradi sono facilmente raggiungibili, le competitive potranno fornirvi circa 4-5 pezzi con il minimo sforzo. Va da sé che seguendo questi passaggi il personaggio che raggiungerà il livello di potere più alto sarà l'ultimo con cui giocherete. Se quindi vi state potenziando per un'attività specifica come il raid, scegliete prima il personaggio che vorrete usare, in modo da lasciarlo per ultimo e averlo ad un livello di luce superiore. Quindi ragazzi, questi erano i nostri consigli per salire velocemente con il potere. Io spero che il video sia stato utile e vi ricordo ancora una volta di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.